concentrati nel convegno inaugurale a parlare di tutto del nostro progetto di certificazione RRR che appunto cerca di da un lato formare, di informare la filiera sulla, sul concetto di sostenibilità, dall'altro ovviamente attraverso anche queste manifestazioni come Valpolite che cerca di metterli in contatto con tutto quello che sono i prodotti e le tecnologie e le attrezzature che cercano appunto di portare questa crescita verso la innovazione sostenibile. Naturalmente parlare di innovazione sostenibile nell'agroalimentare e nella viticoltura è ancora un concetto molto iniziale, c'è poca meccanica, poca precision farming dedicata, ci sono pochi investimenti economici che le aziende in questo momento stanno facendo perché la viticoltura è ancora molto ancorata al concetto di qualità del prodotto finale e non alla qualità intesa anche come corretta gestione del vigneto della materia prima. Ecco, questo è un passaggio importante, è una crescita del territorio che fa bene al territorio perché ovviamente il paesaggio è un altro elemento connaturato nella sostenibilità e quindi questo processo diciamo di crescita che parte da noi come territorio che ha anche una responsabilità sociale in quanto territorio ricco, territorio conosciuto all'estero, portabandiera di un Made in Italy di qualità nel mondo del vino. Diciamo che se è vero che innovazione e sostenibilità è un binomio inscindibile, è anche un binomio che va estremamente costruito in tutti i suoi dettagli, perché sostenibilità non è soltanto ambiente, ma è anche etica nell'attività imprenditoriale ed è anche attenzione all'aspetto economico. La filiera Valpolicella è una filiera molto articolata, l'azienda media della Valpolicella è un'azienda che ha 3 ettari, quindi un'azienda molto piccola. Questo significa che sperimentare un progetto di innovazione e sostenibilità in Valpolicella crea i presupposti per costruire un format applicabile in qualsiasi altro territorio italiano e questo è quello che insomma ci si augura. Per cui io spero che Valpolitec sia l'inizio di un percorso virtuoso che ogni anno si ritrova e si rinnova con una partecipazione sempre più ampia non soltanto dei nostri produttori ma anche di produttori di altre regioni viticole italiane. Thank you.